Pace e bene a tutti. Bentrovati. Le due parole di oggi sono: la carità è magnanima ed è benevola. Quindi, dato che sono due parole bellissime ma enormi, come abbiamo fatto stamattina, ci diamo due punti per ogni parola per capire un po' nel concreto cosa significhi. Allora, la prima cosa è che la carità è magnanima. Che vuol dire questa parola? Ecco, il verbo greco makrotumeo indica un animo grande, cioè la carità, è volato un pezzo, ha un animo grande, quindi sa fare spazio e sa dare tempo. Allora, cerchiamo di capire. La prima caratteristica dell'amore e dunque di chi ama è che ha un animo grande, a differenza dell'egoismo che ti porta a essere stretto, chiuso, centrato sul tuo. Non solo, l'amore ti spinge a donarti all'altro e ad accogliere l'altro per come è. Amandolo, poi chiaramente chiami la persona a tirar fuori il meglio, ma anzitutto lo accogli per come è. Dunque, pensate a nostro Signore che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, cioè è amorevole verso tutti, c'è posto per tutti nel suo cuore. Qua capiamo bene che noi fatichiamo senza quest'amore nella nostra vita, perché noi di nostro riusciamo ad amare finché gli altri ci corrispondono, finché più o meno rientrano nei nostri schemi, fino a quando le loro differenze non ci mettono in crisi, e tendiamo a escludere gli altri o comunque a restringerli alla somma dei loro difetti. Quante volte, no? Magari una persona ci ha ferito o comunque così la sua diversità ci mette un po' in crisi e noi tendiamo a racchiudere la persona all'insieme dei suoi difetti. Pensate, stamattina facevo un esempio semplice, un vescovo una volta ha fatto uno scarabocchio su un foglio bianco e ha chiesto: cosa vedete? Una macchia, un punto, un disegno? Sì, sì, va bene, dopo un po' disse, ma qualcuno ha visto anche il foglio bianco? Cioè, noi racchiudiamo gli altri all'elenco dei loro difetti e questo ti restringe il cuore, non riesci più a vedere il bene che c'è in quella persona, che quella persona è molto di più e vive le sue lotte esattamente come te. Allora, la prima cosa, la magnanimità ha questa grandezza d'animo, questa capacità di accogliere l'altro e non solo. Questo termine ci fa capire che la magnanimità sa dare tempo. Di per sé la magnanimità è una qualità che si manifesta e si esercita soprattutto davanti al limite e al peccato dell'altra persona. Avete sentito la prima lettura di oggi? Nell'Antico Testamento Dio si rivela, si fa conoscere e si definisce come colui che è lento all'ira e ricco di grazia e fedeltà. Ecco, questo lento all'ira non vuol dire che prima o poi i 5 minuti pigliano pure a lui. Significa che davanti al nostro peccato, davanti a quelle che sono le nostre miserie, lui non agisce istintivamente, non si fissa sull'istante, non agisce d'istinto, ma ti dà modo di crescere. Nel libro della Sapienza dice: tu, Signore, non guardi ai peccati degli uomini in vista del loro pentimento. Io vi chiedo, ma chi di noi sarebbe qui se il Signore ci avesse dovuti trattare per quello che meritiamo? Dove saremmo se mentre eravamo smarriti, più o meno, fosse intervenuto agendo istintivamente? Io per primo qua non ci sarei, non so voi, ma io per primo, altro che sacerdote a quest'ora. Ecco, noi tutti siamo qui per questa pazienza di Dio. Attenti, questo non vuol dire che davanti ad una persona che sbaglia tu non debba intervenire, correggerla, esortarla, anche a volte con forza se necessario, ma tutto quello che fai lo fai tenendo conto che quella persona ha un cammino di maturazione. Non la racchiudi in quell'istante, perché tutte le nostre relazioni sono segnate da conflitti, da incomprensioni, da difficoltà. Se tu ti fissi su quell'istante, su ciò che non va, non cresci e non fai crescere. Invece la grandezza d'animo è questa capacità di dare tempo, di aiutare la persona a maturare, di capire che c'è un cammino che deve compiere.
che non siamo dei computer programmabili, ma c'è un cammino. Un esempio bello che porto sempre nel cuore è quello di un bambino che venendo aveva dei bruchi a casa, no? Nella gabbietta, voleva vedere come diventavano farfalle. E ce n'era uno che aveva appena aperto il suo bozzolo e cercava di uscire a fatica. Allora lui, pensando di aiutarlo, ha inciso questo bozzoletto, ma è uscito un vermone ancora informe e lui ci è rimasto male. E la mamma gli ha spiegato: vedi, tu hai pensato di aiutarlo accelerando i tempi, ma era necessario che lui faticasse, si sfregasse, perché così le sue ali si sarebbero formate e la farfalla avrebbe poi potuto spiccare il suo volo. Ecco, a volte è necessario che le persone attraversino anche fallimenti, anche cadute serie, perché possano imparare e crescere. Passiamo alla seconda parola. La carità, ci dice San Paolo, è benevolente. Abbiamo un verbo che ricorre solo qui, è il verbo cresteuomai, che ci può suggerire tante cose, io ve ne dico due. La carità agisce sempre per il bene e vede sempre il bene possibile. Allora, innanzitutto l'amore cosa fa? Agisce sempre in vista del vero bene dell'altro. Questa è una cosa grande, perché pensate quante volte noi non solo non agiamo, ma reagiamo male e non agiamo cercando il vero bene dell'altro, soprattutto quando l'altro ci ha delusi, ci ha feriti. Quante volte noi non agiamo benevolmente ma malevolmente, perché lasciamo prendere spazio a sentimenti cattivi dentro il nostro cuore. Ecco, la carità ha questa caratteristica, agisce sempre per il bene dell'altra persona. Quindi prima di agire, soprattutto quando siamo un po' tribolati, prima di parlare, sarebbe bene imparare a temporeggiare. Noi tante volte agiamo di istinto, di pancia, ma spesso la prima cosa che ci passa per la testa non è quella buona. Chiedersi: ma questa cosa che vorrei dire, questa cosa che vorrei fare è veramente buona? Mi porta al bene? Serve alla persona che m'ascolta, che ho davanti? Seconda cosa e concludo. La carità è benevola perché vede sempre il bene possibile. Il sostantivo legato a questo verbo greco ha questa particolarità, indica un bene che viene tirato fuori e valorizzato. Sapete cosa vuol dire? Che nostro Signore vede sempre il bene possibile in ogni cosa. Lui agisce incessantemente perché anche dal nostro male, che chiaramente Lui non vorrebbe quando ci vede che lo scegliamo, cerca sempre di tirarne fuori un bene e guarda sempre il bene possibile che c'è in ogni persona. Questo cosa dice alla nostra vita? Che Dio suscita in noi e spinge amorevolmente perché, uno, impariamo a vedere il bene possibile nelle situazioni che stiamo vivendo. Noi solitamente cosa vediamo? Quello che non va. In questo siamo specialisti. Se dovessimo stare con una persona mezza giornata e dovessimo stilare a fine giornata un elenco dei pregi e dei difetti, chissà quale delle due colonne sarebbe più abbondante. Ma vedete, lo Spirito Santo spinge perché noi impariamo a cercare la luce in fondo. Cosa vuol dire? Ad esempio, affronti una malattia brutta, chiaramente preghi per la tua guarigione, certo, ma se proprio lì nascosta ci fosse un'occasione per te, per crescere? E se quella guarigione che non arriva non potesse essere la porta per qualcosa di più grande per te, nel tuo rapporto con Dio, nell'imparare ad amare di più e meglio gli altri? Se in quella cosa dolorosa che hai vissuto nella tua vita non ci fosse nascosta una perla? In natura le perle nascono dall'aggressione di un corpo estraneo a un'ostrica, che si chiude, avvolge questo corpo estraneo con una lacrima, col tempo si indurisce e diventa una perla. A volte dalle sofferenze possono nascere le perle più belle. Forse tu dici: no, per me non è così, per me è solo brutta quella cosa. Bene, nel nome del Signore ti dico: non hai ancora scoperto il tesoro che c'è dietro.
perché Dio sa trarre anche dalle nostre piaghe, anche delle nostre ferite, delle feritoie di luce. Allora la benevolenza ti insegna a vedere il bene possibile in ogni cosa e, concludo, a cercare il bene possibile negli altri. A me colpisce sempre pensare che il Signore ha chiamato San Paolo a diventare suo apostolo mentre San Paolo stava ammazzando i cristiani. Lì Gesù l'ha chiamato, e quando Anania, dovendo andare da lui, gli si è manifestato in una visione, gli ha detto vai da Saulo, Anania risponde: ma come, quello ammazzava i cristiani, mo devo andare io a battezzarlo? Il Signore gli dice: vai, perché lui è un mio strumento eletto. Sapete cosa vuol dire in soldoni? Che Dio, in una persona che in quel momento era un assassino, vedeva un potenziale santo, perché Dio ci guarda come suoi figli e non ci riduce mai alla somma dei nostri difetti, ma vede il bene possibile. Ed è questa ricerca del bene possibile che dilata il cuore. Pensate, e concludo, quando Don Pino Puglisi è stato ucciso, l'uomo inviato da Cosa Nostra gli punta la pistola, Don Pino gli sorride e gli dice: ti stavo aspettando. Questo sorriso si è inciso nella mente di quest'uomo che dopo un paio di anni si è consegnato alla giustizia. Perché? Perché quel sorriso, disse, mi veniva in mente ogni notte un uomo che mi ha amato mentre lo stavo uccidendo. Allora vogliamo chiedere al Signore questa grazia, che davanti alle nostre chiusure, ai nostri lamenti, al nostro ricercare sempre ciò che non va, al nostro fissarci sempre sui limiti degli altri, a volte in modo eccessivo, esagerato, dilati il nostro cuore, ci insegni l'arte di amare, di cercare il bene possibile per essere persone costruttive. Di gente distruttiva ce n'è già tanta. Dio vuole servirsi di noi per costruire il bene, essere cercatori di bene e diffusori di bene. E tranquilli, fratelli e sorelle, se avremo il cuore veramente aperto a Gesù e cammineremo con Lui, se davvero ci lasceremo attraversare dalla luce dello Spirito Santo, potremo essere un po' come il prisma che, attraversato dalla luce, spande colori bellissimi. Così noi, attraversati dalla grazia, potremmo spandere attorno a noi parole e gesti che illuminano di senso e d'amore.